Salvatore Gambuzza, noto chef e presidente dell'Associazione Cuochi Agrigento. Oggi si celebra il Natale del Cuoco a Sicilia Antica. In cosa consiste questa iniziativa? Allora, questa iniziativa si ripete quasi ogni anno perché è la festa dei cuochi. Capiamo bene che il cuoco a Natale è sempre impegnato, quindi lo festeggiamo un pochettino prima. Riuniamo le famiglie per festeggiare tutti insieme questo Natale. Quest'anno siamo un pochettino, un Natale un po' particolare perché siamo in un momento di crisi e quindi cercheremo nel migliore dei modi, con l'augurio del prossimo anno, che il lavoro riprenda in un modo favorevole per la famiglia dei cuochi. E questa sera siamo qui a Sicilia Antica a festeggiare con un bellissimo menù preparato dagli chef di Sicilia Antica per festeggiare questa bellissima serata. Abbiamo visto negli ultimi tempi un'affermazione di vari chef agrigentini a livello internazionale. Ecco, qual è lo stato dell'arte della cucina nell'agrigentino? La cucina dell'Agrigentino sta vivendo un momento magico, diciamo. Noi siamo reduci dall'Intercontinentale di Malta, dove abbiamo preso due medaglie d'oro e una medaglia di bronzo, come due partecipanti. Dopo, se parliamo degli internazionali d'Italia, abbiamo preso più di 25 medaglie. Diciamo che l'Associazione Cuochi Agrigento, a livello nazionale e internazionale, gode di un momento di altissimo favore. Qual è il suo suggerimento ai giovani che vogliono intraprendere questo mestiere? Ma guardi, settimana scorsa abbiamo organizzato nella scuola alberghiera di Favara Ambrosini il trofeo Schifano. Salvatore Schifano è stato per noi un maestro di vita e l'augurio è che per questi ragazzi che la prima cosa che devono avere è l'umiltà. La seconda è il sacrificio per questo bellissimo lavoro che ti tiene sempre impegnato, però secondo me arricchisce tanto dentro. E diciamo che è il futuro, perché come lavoro è uno dei mestieri che dà più possibilità di lavoro in questo periodo. Però anche ora stiamo avvertendo un pochino di crisi. Voglio essere un po' più ottimista per il prossimo anno e speriamo che i ragazzi crescano, che si formino bene negli istituti alberghieri e che così abbiamo nell'Agrigentino una vera identità di cucina. Durante il Natale dei Cuochi verranno assegnati dei premi. Ecco chi sono i vincitori. Allora, verranno assegnati innanzitutto a tutti i partecipanti durante l'anno alle varie manifestazioni che facciamo, verrà consegnato un attestato. Dopo questa sera premeremo quattro chef con il collare Cocorum, che sarebbe il collare alla carriera, che è uno dei premi più ambiti per uno chef. E quindi sarà abbastanza emozionante stasera consegnare un collare a 25 anni di servizio per questi quattro chef meravigliosi. Viene riconosciuto questo collare, che è un riconoscimento molto importante. Da lì però capisci che sei vecchio, guarda, perché lo danno dopo 20 anni, non è una cosa che danno tutti i giorni. È un'emozione riceverlo qua a casa mia per giunta, perché di solito si va a ritirare a Roma, a Palermo. Io questa sera lo sto ricevendo qua a casa mia. Qual è il menu che troveranno gli ospiti? Il menu l'abbiamo scelto assieme con gli organizzatori della Federazione Cuochi Italiani. È un menù non tanto elaborato, perché a noi cuochi piace mangiare semplice. Abbiamo fatto un antepasto con un carpaccio di bresaola, poi una fesa imperiale, una fesa di maiale fatta marinata, che è buonissima, un tortino di melanzane, proprio tipico siciliano, qualcosa della Valtellina, qualcosa di siciliano, e poi una tartina di ricotta. Ricotta locale, ricotta del posto, che io mi piace lavorare con i prodotti del posto. Poi si prosegue con due tipi di primi, un risotto agli asparagi con un po' di zafferano, una pasta con il broccoletto, la salsiccia, un po' di finocchietto pure metteremo assieme al broccoletto. Poi ci sarà un tris di carne, un involtino alla siciliana, un arrotolato di maialino da latte e dell'agnello, che nel periodo natalizio non deve mancare, con le patate, cosiddetto agnello alla paesana. Metteremo un nero d'avola di una cantina qua vicino, una cantina di Ribera, la cantina Musso, che è un vino che vale, un buon vino, un nero d'avola della cantina Musso. E infine, come pasticceria, come dessert, cosa avete scelto? Allora, abbiamo sostituito la frutta con una mousse di limone. Buonissima, una mousse di limone. Poi abbiamo messo un arrotolato di pan di Spagna con una crema all'arancia. Metteremo pure un raviolino di ricotta fritto, così abbiamo sia la crema che la ricotta.
e poi concluderemo il pasto con dello spumante e qualche passito. Quale emozione si prova a cucinare per tanti cuochi? Guarda, è un'emozione incredibile, perché un giovane cuoco come me cucina con grandi chef come Gambuzza, Bella, Todaro, che ormai questa è una cosa bella. Qual è il consiglio che ti senti di dare ai giovani aspiranti chef? Ricordatevi che dovete lavorare mentre gli altri si divertono. Deve essere una passione. Il cuoco è una missione, non si fa solo per soldi.